desidero poi che sappia che dei suoi avvertimenti ne ho già accettati parte, quelli che appartengono alla mutazione di alcune parole o di alcuni versi, i quali potrebbero essere malamente interpretati o in altro modo offendere gli orecchi dei pii religiosi. Rimuoverò dal mio poema non solo alcune stanze indicate lascive, ma qualche parte ancora degli incanti e delle meraviglie. Trento, la città che è un po' il caposaldo della cultura latina nel nord Italia. Una città che entra in questa storia per l'evento fondamentale che qui ebbe luogo. Il grande concilio di metà Cinquecento, che in risposta alla riforma luterana impostò un cattolicesimo tridentino che avrebbe dominato per 4 secoli. Una religiosità rigorosa e dei toni accesi che avrebbe trovato nei gesuiti l'anima più battagliera nel campo della cultura. Per i critici tassiani, l'ideologia che avrebbe influito sugli scrupoli religiosi del secondo tasso, esasperandone la psicologia già ipersensibile e delicata, spingendolo ad autocensure che sarebbero andate a scapito della sua sensuale creatività. Una visione parziale, in realtà, se non altro perché la religione di Tasso, ed è questa una scoperta di anni recenti, è forse più quella di San Benedetto, appresa negli anni di Cava. L'adesione più profonda, più sincera di Tasso alla spiritualità è stata quella sulla linea della spiritualità benedettina, quella che Angelo Grillo dice una spiritualità vera, cioè senza fuoco, quindi lontana dagli eccessi della controriforma. C'è una strana contraddizione postuma nella vita di Tasso, questo poeta che si sentiva tanto incompreso e che anche noi oggi continuiamo a tradire, leggendo la Gerusalemme liberata e non la conquistata. Quando la Gerusalemme liberata è uscita, il suo autore stava ricoverato a Sant'Anna, a Ferrara. Tasso in effetti non ha mai riconosciuto le prime stampe che sono state fatte, perché era in una crisi proprio cognitiva in un certo senso. Poi lui stesso ha smentito la Gerusalemme liberata e l'ha sostituita con la conquistata nel 92-93. Però nel frattempo questo poema è diventato centrale nel quadro della cultura italiana di per sé. Caratteristico della liberata è il mare di sangue con il quale, per esempio, si chiude l'ultima scena della liberata. Nella conquistata non sarà così, ci sarà uno sviluppo in questo senso. Il mare di sangue sarà alle spalle del vincitore della crociata. Io sono libero per grazia del serenissimo principe di Mantova. E benché la fortuna m'abbia privato di tutti i suoi beni, non ha potuto privarmi di quelli della natura. Onde se mai vi rallegraste che io vi fossi fratello, ora non dovreste dolervene, o dolervi solamente dei miei infortuni, i quali sono stati vari e grandi, e lungo tempo mi hanno tenuto soggetto a varie infelicità. Ormai dovrebbero aver fine. Tasso si porta a Mantova, finalmente libero e desideroso di ricominciare su basi nuove la sua esistenza, ma pesano gli anni o la vita vissuta. Neanche qui Tasso sembra trovare il suo ambiente. E forse Ferrara è troppo vicina. Sarà la sua Bergamo il posto dove poter stare? Nel 1587 Torquato Tasso è un uomo malato, è un uomo disperato. È appena uscito dai 7 anni nell'ospedale di Sant'Anna, giunge finalmente a Bergamo, ma è tormentato, non sta bene. Qui ancora lo accolgono i suoi parenti e corregge il Rete Ruismondo, rielabora i discorsi del poema eroico, ma non è contento, non è sereno, decide di partire e lascia definitivamente Bergamo il 29 agosto 1587. Morirà 8 anni dopo, il 25 aprile 1585, senza aver mai più rivisto la sua città.
nel girovagare dell'ultimo tasso c'è come un dare un addio ai luoghi che sono stati importanti nella sua vita. Tra questi è Napoli, la città dei principi, così vicina al suo ideale cavalleresco, alla Don Chisciotte. A Napoli soggiorna dai frati del convento di Monte Oliveto, cui dedica un omonimo poema incompiuto, e al suo santo icona consacra gli ultimi sforzi con le 7 stanze della vita di San Benedetto, l'ennesima opera che non riuscirà a completare. Ma è Roma l'approdo, che sarà quello finale. Non è più tempo che io parli della mia ostinata fortuna, per non dire dell'ingratitudine del mondo, la quale ha pur voluto avere la vittoria di condurmi alla sepoltura mendico, quando io pensava che quella gloria, che malgrado di chi non vuole avrà questo secolo dei miei scritti, non fosse per lasciarmi in alcun modo senza guidardone. Egli, in una delle sue ultime lettere molto nota, predice, quasi con esattezza cronometrica, il giorno e l'ora in cui egli cesserà di vivere, e non sicuramente coltivando, perché coltivasse progetti di suicidio o di annientamento di sé, ma perché riuscì a presagire nella sua sensibilità straordinaria, che ormai raggiungeva il misticismo puro, la previsione di un futuro che gli era chiaro, proprio perché capace di leggere nella sua realtà le linee conduttive della sua stessa esistenza. Mi sono fatto condurre in questo munistero di Sant'Onofrio non solo perché l'aria è lodata da medici più che da alcun'altra parte di Roma, ma quasi per cominciare da questo luogo eminente e con la conversazione di questi divoti padri, la mia conversazione in cielo. Pregate Iddio per me. Che dirà il signor Antonio quando udirà la morte del suo tasso? E per mio avviso non tarderà molto la novella, perché io mi sento al fine della mia vita. Pregate Dio per me e siate sicuro che sì come vi ho amato ed onorato sempre nella presente vita, così farò per voi nell'altra, più vera.